Si deve organizzare questa partita di addio e lui sceglie la Jugoslavia, mica a caso come avversario per festeggiare, per mettere fine, diciamo, alla sua epopea. Il suo calciatore preferito è uno jugoslavo. E le partite che anche ufficiali che hanno giocato contro sono sempre partite comunque speciali, no? Sì, assolutamente. Questo tra l'altro dà il là anche per spiegare il titolo del libro, che è Il Brasile d'Europa, che è una locuzione che non è inventata da me, nel senso che se voi cercate su Google Brasile d'Europa si trovano tutta una serie di articoli anche del passato che fanno riferimento a un preciso periodo della storia del calcio jugoslavo, cioè l'ultima fase, quella che va dal 1987 al 1992. Adesso troverete anche il mio libro perché è ben indicizzato Bene, dall'editore bene, bene. e quindi ovviamente si trova prima degli altri. Quindi non è una locuzione inventata da me, che è già presente nelle cronache giornalistiche, anche in un certo senso, se vogliamo, per usare un parolone, nella storiografia, no, del calcio recente. E come detto, fa riferimento all'ultima grande generazione del calcio jugoslavo, di quelli che almeno per me, che ho 35 anni, sono quelli che poi ho visto direttamente, che molti di noi ricorderanno essere diventati campioni anche in Italia, no? Da Savicevic a Boban, a Sinisa Mihajlovic, che ancora oggi allena in Italia, a Prozinecki, a Dragan Stojkovic. Quella nazionale, quell'epopea di quella nazionale si sviluppa dal 1987, che è un anno molto particolare, l'anno in cui Slobodan Milošević inizia ad assumere un certo potere all'interno del Partito Comunista Jugoslavo, e quindi in cui cominciano a nascere tutta una serie di tensioni che porteranno al conflitto balcanico, in cui la nazionale Under 20 vince. Direi stravince, straripante, i mondiali Under 20 in Cile, con una squadra infarcita di riserve. Addirittura alcuni dei giocatori più importanti, da Mihajlovic a Boksic, di quella nazionale, non vengono spediti dai rispettivi club ai mondiali Under 20 in Cile. Si gioca in ottobre, perché la primavera ovviamente in quei paesi è nei mesi finali dell'anno, e quindi a ottobre c'è il campionato, e quindi la Stella Rossa, l'Hajduk Spalato, la Dinamo Zagabria, Partizan non possono. decidono di trattenere in patria, perché in fondo anche la federazione non crede molto a quella spedizione. Invece da quella spedizione vengono fuori dei talenti straordinari, e quella spedizione che culmina con la vittoria dei mondiali Under 20. Quella generazione la ritroveremo qualche anno dopo a Italia 90, unita a quella precedente, quindi agli Stojkovic e ai Savicevic, che già facevano parte della nazionale maggiore, dove la Jugoslavia effettivamente gioca un grandissimo mondiale, venendo eliminata solamente ai calci di rigore dall'Argentina di Maradona. E qui c'è, tra l'altro, uscito proprio insieme al mio libro, anche l'ultimo rigore di Farouk, di Gigi Riva, no, giornalista dell'Espresso, che parla proprio di quella partita specifica, di come il rigore finale di Azibegic di fatto pone fine alla nazione jugoslava. Dopo quel grandissimo mondiale in cui emerge la stella di Dragan Stojkovic, che è in assoluto il giocatore più rappresentativo di quella generazione, molto più del Dejan Savicevic che noi abbiamo conosciuto, è forse il giocatore più razionale, più concreto e per certi versi meno jugoslavo, no? Nella sua concretezza, che gioca un mondiale straordinario, guidando la Jugoslavia fino ai quarti di finale, emblematica la doppietta negli ottavi di finale contro la Spagna a Verona. Quella nazionale si presenta agli europei del 1992 in Svezia da assoluta accreditata, da assoluta favorita, se non che pochi giorni prima dell'esordio, mentre si trovano già a Stoccolma in ritiro, arriva un fax dalla sede UEFA di Berna, che allora era ancora a Berna, che estromette tutte le rappresentative nazionali jugoslave dalle competizioni internazionali, come ritorsione rispetto a quanto stava accadendo in patria, in una nazione che già aveva perso la componente slovena e la componente croata, che già l'anno prima si erano separate dalla nazionale jugoslava. Dragan Stojkovic poi lo racconterà anni dopo, in lacrime dovette, insieme all'allenatore Ivica Osim, spiegare ai suoi compagni di squadra che di fatto loro, quell'europeo che tutti gli osservatori davano, appunto, in cui la Jugoslavia veniva data come favorita, non lo potevano giocare. Venne ripescata la Danimarca,
che curiosamente vinse quell'europeo, poi questa è un'altra bellissima storia di calcio e di sentimento anche che andrebbe raccontata, che forse qualcuno ha già raccontato. Il mio tentativo, per tornare alla tua domanda su Pelé, è stato quello di utilizzare questa etichetta Brasile d'Europa e di provare ad allargarla, cioè a non confinarla soltanto a quella generazione fino a quegli ultimi anni finali, ma a farne in qualche modo il filo rosso di tutta la storia del movimento calcistico jugoslavo. Ed effettivamente un aiuto me l'ha dato Pelé, perché nel luglio del 1971 Pelé decide di abbandonare la nazionale brasiliana, non il calcio, la nazionale, di farlo da assoluto vincitore, vincente. L'anno prima il Brasile ha vinto la terza Coppa del Mondo, aggiudicandosi la Coppa Rimei in finale contro l'Italia a Città del Messico. Per la partita d'addio Pelé sceglie la Jugoslavia, e non è la scelta dello sparring partner, sebbene la Jugoslavia in quel periodo non stia attraversando un momento particolarmente felice, non si era qualificata ai mondiali del 66 e del 70, anche se poi aveva raggiunto la finale degli europei del 68 contro l'Italia, persa nella famosa partita della ripetizione e con i gol di Riva ed Anastasi. Ma lui sceglie la Jugoslavia perché l'aveva già incontrata alcuni anni prima e gli era sembrata davvero quella nazionale più simile al Brasile, nel senso che giocava un calcio davvero molto libero, quasi latino, molto sudamericano, fatta di grande fantasia, di grande talento. E in particolare Pelé era rimasto impressionato da un giocatore, tu dicevi appunto prima, che è Dragan Zajc. E la cosa curiosa di questo rapporto incredibile tra Pelé e Zajc è che già qualche anno prima, nel 68, in una partita giocata a Rio de Janeiro tra il Brasile e il resto del mondo, quelle partite che si facevano una volta, oggi non si, fino a qualche anno fa si facevano, adesso non si usa più, giocarono giocatori da Beckenbauer, Overath, tanti altri, giocò Zajc e giocò anche Florian Albert, che fu l'unico pallone d'oro ungherese, sostanzialmente forse il giocatore ungherese più importante dopo Puskas, che non vinse il pallone d'oro perché ancora non era stato istituito. E Florian Albert disse che appunto Pelé era rimasto impressionato da tutti i giocatori europei, ma in particolare da Dragan Zajc, dicendo addirittura era quasi dispiaciuto che non fosse brasiliano, che fosse slavo, perché dice questo alla fine gioca come noi, tratta il pallone proprio come lo trattiamo noi, come noi brasiliani. E allora se c'è un filo rosso nella storia del movimento calcistico jugoslavo, sia delle nazionali sia delle squadre di club, è proprio questo, cioè è proprio quella capacità di essere quasi non europei rispetto alle altre grandi nazionali, di assomigliare ai brasiliani, di giocare con grande leggerezza, libertà, altruismo, appunto questa utopia, no? Per certi versi, che però a differenza del Brasile si scontra anche con una grandissima fragilità mentale, una grandissima fragilità emotiva, che è quella che di fatto ha impedito ai club jugoslavi, alla nazionale jugoslava, di ottenere invece i successi che la nazionale brasiliana ha ottenuto. Guarda, ho avuto un attimo di nostalgia perché ero giovane e quello Spagna-Jugoslavia fu una fuga da casa per andargli a vedere a Verona la partita. Un ricordo fantastico di quella partita là, la doppietta sua fu incredibile e devo dire che per tutti quanti noi che amavamo il pallone era una nazionale straordinaria. Daniele, tu sei un grandissimo appassionato di pallone, però in realtà nel libro tu lo lasci un po' in disparte, nel senso lo usi come pretesto, no? Come abbiamo detto, e con questa scusa riesci a attraversare una serie di problematiche. Cioè il protagonista, che poi adesso ho detto male, però sarebbe un po' il capo degli ultra, se no il papo di questi Togliatti Blocks, è un gitano che vive, che scappa dalla Spagna che appunto la Spagna franchista, che attraversa, è un uomo di lotta, perché è un uomo convintamente comunista, convintamente deciso a difendere le cause giuste, lui le chiama proprio così, quindi spende parte della sua vita in Palestina, facendo emergere anche quelli che sono una serie di limiti rispetto alla stessa lotta palestinese. Un uomo che rifiuta l'offerta di andare a combattere altre lotte che invece lui non condivide, e che alla fine spende la parte di tempo che gli rimane nella città, piccola città di cui stavi raccontando, per formare un gruppo ultra. Questo personaggio è straordinario, no? È quasi troppo
che non può che essere immaginario. Allora io ti chiedo, è così immaginario Gorky, oppure in fondo c'è qualche personaggio reale che ti ha ispirato e per crearlo, per raccontarlo? No, è assolutamente immaginario, ha dei tratti di vita vissuta che posso avere o vissuto io o comunque toccato io con mano per costruire questo personaggio appunto utopico, perché è raccontato come che fosse, diciamo, il bene incarnato, ma non è, cioè le sue marachelle le fa anche lui, però a livello di ideale idealista è un leader carismatico che comunque pensa al bene del, non dico del pianeta, ma comunque del popolo. E lui è una, adesso parlo come che fosse una persona vera, cioè è il personaggio di un romanzo. Lui è figlio di un principe zingaro, appunto, che arriva dall'Ungheria, e una ex nobile castigliana. Cresce con la madre e immediatamente sviluppa un grande interesse per la politica, appunto comunista. Fin in giovanissima età è una persona carismatica, è una persona che si contraddistingue per essere molto infervorato e convincente nelle sue espressioni, e lui è una persona che vuole fare qualcosa di concreto per i propri ideali, per la propria idea di lotta. Quindi abbiamo detto che è andato in Palestina, ma va in Palestina per combattere, va in Palestina per la causa palestinese, e per andare in Palestina dalla Spagna, oltre che fuggire da una loggia massonica franchista che era decisa a ogni costo di sterminare e comunque di punire tutti coloro che hanno reso la Spagna non monarchica negli ultimi 30 anni, lui fugge e va prima a Belgrado. Tu prima mi parlavi di Belgrado. Da Belgrado va a Pristina per essere reclutato per andare in Palestina. Lui a Pristina, in questa classica espressione della no man's land, un posto allucinante, un posto che è veramente il crocevia dei traffici di qualsiasi tipo che possano esserci in Europa. Lui va per incontrare il suo reclutatore e viene avvicinato da altri reclutatori per altre guerre, altre cose religiose più che altro. Si sente spesso parlare, poi tu sai meglio di me com'è la cosa, di questi contractors che arrivano dall'Europa per andare a combattere con l'ISIS o contro l'ISIS, o comunque in centinaia di varie fazioni e brigate. E lui in questo posto viene quasi aggredito e rapito da un altro reclutatore che fa una brutta fine. Lui comunque riesce a incontrare il suo reclutatore che lo porta in Palestina. In Palestina va per combattere e combatte ed è costretto a ritornare. E nella sua, dopo essere tornato nella sua seconda, diciamo, vita, trova la ispirazione per, appunto, come dicevamo prima, ripartire dal basso, ripartire dal popolo, ripartire dalla base. Si trasferisce in Ungheria, terra di suo padre, e lì incontra delle persone con le quali riesce a creare questo gruppo che si contrappone alla stragrande maggioranza dei gruppi ultras della Ungheria, ma si contrappone non solo politicamente, si contrappone con grande forza, con grande organizzazione. E oltre alla presenza, appunto, come dicevamo prima, sugli spalti, i Togliatti Blocks sono una presenza fissa e presente e con ricchissima di iniziative sul proprio territorio, quindi nei quartieri si coinvolge
tutti per cercare di portare avanti questa idea che appunto si raccoglie un pochino tutti quelli che non si identificano in quello che si vede essere adesso la Ungheria, e tutto questo sempre nel romanzo è una cosa molto utopica e accade grazie al carisma di Gorky. Ecco, nel libro di Daniele, insomma, sono diversi episodi in cui ci sono gli scontri proprio, no? Tra l'altro dopo ci occupiamo di questa cosa, di come si organizzano, eccetera. Però anche nel libro di Paolo è accesa questa cosa della rivalità. Ci sono dei derby classici che conosciamo tutti, no? Stella Rossa di Belgrado, Partizan Belgrado, eccetera. Ma invece tu citi anche... citi una serie di esempi di squadre anche che nascono successivamente a quelle classiche più conosciute, e nascono veramente delle forti contrapposizioni, no? Che poi spesso sfociano anche in scontri tra tifosi. Ma questo secondo te perché accade? È interessante anche se magari se ci racconti qualche storia rispetto appunto alle squadre magari meno conosciute, però questo accade, io immagino la risposta, ma questo secondo te perché succede? Ma succede perché, forse con una lettura un po' banale, un po' semplicistica, potrei dire che comunque le popolazioni balcaniche hanno in sé qualcosa di, non voglio dire di violento, perché questo assolutamente è una lettura che è stata data anche per spiegare il conflitto, sì, dei Balcani, che è assolutamente, come dire, fuori pista rispetto alla realtà. Ma forse, e anche qui però, so che qualcuno potrebbe non essere d'accordo, c'è un legame molto più profondo rispetto a quello che potremmo avere noi, o comunque la storia recente ha detto rispetto a quello che siamo noi, del passato, no? Del passato che ritorna, della simbologia, del simbolismo, del mito, no? del passato. Per esempio il fatto che ci sia a Belgrado una piccola squadra, minore rispetto a quelle più conosciute, che si chiami Obilić, che è la squadra che tra l'altro la Tigre Arkan acquisterà alla fine della guerra, diventerà presidente facendole vincere il campionato e portandola fino ai gironi di Champions League, che è una squadra che deve il suo nome all'eroe Milos Obilić, un condottiero serbo che combatté contro l'impero ottomano nel 1389. Quella data 1389 noi la ritroviamo sul tatuaggio famoso di Ivan Bogdanov quando mise a ferro e fuoco Genova. Ma al di là di quello, la cosa interessante è che i media italiani, ma potrei dire europei, non furono assolutamente preparati a tutta quella serie di simbologie, no? Le tre dita famose, qualcuno disse addirittura al giornalista Rai che stavano chiedendo i 3 minuti di recupero, sì, o la sospensione per 3-0, mentre c'è tutto un legame molto più profondo con la storia, con la mitologia e la simbologia della storia serba. Ma, però di fatto tutti noi, cioè, eravamo impreparati a spiegare quello che stava accadendo, a spiegare quelle scritte sul corpo di Ivan Bogdanov, che erano scritte che in qualche modo richiamavano un passato, e il calcio in quei paesi ancora oggi, in particolare durante il periodo del conflitto dei Balcani, diventa un pretesto per attingere al passato e in qualche modo rafforzare la propria identità, in un contesto in cui appunto le identità sono tante, sono molto contraddittorie tra di loro e sono in perenne conflitto tra di loro, soprattutto a partire dagli anni Ottanta con la morte di Tito, e in qualche modo in cui viene meno quell'ideale su cui era stata costruita prima il Regno di Jugoslavia e poi la Repubblica Socialista Jugoslava. Il discorso degli scontri c'entra con la guerra anche rispetto a un'immagine che ho visto passare prima, cioè quella del famoso calcio di Boban. Vale la pena contestualizzarla e anche in qualche modo demitizzarla rispetto alla vulgata. Siamo nel 13 maggio del 1990, si gioca allo stadio Maksimir di Zagabria una grande classica che è appunto Dinamo Zagabria, Stella Rossa di Belgrado. Si gioca in un contesto particolare, nel senso che la guerra non è ancora cominciata, il grosso della guerra sarà solamente nella primavera del 91, quindi quasi un anno dopo, no?
Però ci sono state una settimana prima in Croazia, in tutte in tutti i paesi, le ex repubbliche jugoslave, le prime elezioni libere dal 45, cioè per la prima volta sono state concesse delle elezioni libere alle singole repubbliche che componevano la Jugoslavia. E in Croazia, esattamente una settimana prima, vincono i nazionalisti di Tuđman, che citavo prima, che è un'altra figura chiave per capire le contraddizioni e il ruolo del calcio e dello sport all'interno della guerra. Chiaramente questa cosa genera dei profondi difficoltà nel rapporto tra croati e serbi, e in particolare per i serbi della Krajina, cioè di quella zona montuosa inserita all'interno del territorio croato, che in qualche modo sentono minacciati la propria natura, no? di popolazione di confine, in un certo senso di popolazione interna a un'altra, a quello che diventerà poi un altro stato. Quella partita del 13 maggio 1990 non si giocherà mai, perché divampano una serie di incidenti, prima sugli spalti e poi entrano fino nei nel campo da gioco. Tra l'altro ci sono dei video anche che circolano, delle immagini su YouTube e sul web, che sono davvero impressionanti della violenza con cui quella partita non arriverà mai ad essere giocata. Quella foga travolge anche i giocatori, e un giovanissimo Zvonimir Boban, appena ventenne, allora capitano già della Dinamo Zagabria, si rese protagonista del famoso calcio al poliziotto, no? Che poi si scoprì essere un poliziotto bosniaco di origine. Io non credo che Boban lo sapesse, però ci dà l'idea anche di come effettivamente poi fosse delicato anche la ripartizione dell'etnia all'interno dei luoghi di potere, o comunque dei simboli del potere jugoslavo. Boban venne squalificato per 6 mesi, tant'è che saltò Italia 90, poi la squalifica gli venne ridotta di un mese, e rientrò a ottobre contro l'Atalanta in Coppa UEFA, in una trasferta tra l'altro storica che amici bergamaschi, io sono lombardo, ricordano molto bene, dal punto di vista proprio anche del clima che li accolse in quei giorni dell'ottobre del 1990. Nella mitologia e nella retorica croata, quell'episodio viene fatto passare come l'inizio della guerra. Io stesso mi faccio prendere poi nella quarta di copertina, no? Come se la guerra di fatto comincia quel giorno. In realtà ovviamente non è così, cioè non può essere stata una partita di calcio a determinare l'esito e l'inizio del conflitto. Ma è interessante come il nascente nazionalismo croato utilizzerà in quei giorni e anche negli anni successivi quell'episodio come una delle chiavi di volta del conflitto. Tant'è che ancora oggi, fuori dallo stadio Maksimir di Zagabria, c'è una lapide che ricorda gli eroi croati per i quali la guerra cominciò il 13 maggio del 1990. Quindi di fatto l'utilizzo che poi il regime ne fece è un utilizzo chiaramente strumentale, chiaramente simbolico. Moltissimi dei primi giovani reclutati nell'esercito croato, nel primo esercito non legato alla federazione, quindi il primo esercito autonomo, che è quello croato, erano effettivamente dei giovani provenienti dalla curva della Dinamo Zagabria che andarono a morire nei primi giorni di battaglia con la divisa dell'esercito croato e lo stemma della Dinamo Zagabria appiccicato sul petto. La cosa, secondo me, si fa ancora più interessante e spiega veramente quello che è il rapporto tra il calcio e l'identità in un paese come l'ex Jugoslavia, ma credo che possa valere, magari con tinte magari tragiche differenti, almeno lo speriamo, anche per tanti altri contesti, che è quello che avverrà qualche anno dopo, quando Tuđman, nel pieno del suo potere, tenta, anzi riuscendoci, di cambiare il nome della Dinamo Zagabria, perché il nome Dinamo è troppo legato al passato socialista. Voi, sicuramente chi è appassionato lo sa, tutte le squadre dell'Est Europa avevano nomi molto simili, no? Dalla Dinamo, Partizan, Lokomotiv, e ciascuna di queste era in qualche modo squadra espressione di un apparato del potere, la squadra del Ministero dell'Interno, la squadra dell'Esercito, e la stessa cosa avveniva in Jugoslavia con sfumature diverse. Il Partizan Belgrado era la squadra dell'Armata, quindi dell'Esercito, poi arriviamo alle contraddizioni tra Partizan e Stella Rossa, se vogliamo. La Dinamo Zagabria era la squadra del Ministero dell'Interno. Chiaramente Tuđman, spinto da questa foga nazionalista, decide di cambiare il nome della Dinamo Zagabria, e qui si scontra
contro il rifiuto della tifoseria della Dinamo Zagabria, cioè contro il rifiuto di quegli stessi che pochi anni prima lo avevano in qualche modo invece spinto e addirittura avevano dato la vita proprio per certi versi verso il suo progetto, legando in maniera molto forte, saldando in maniera molto forte il calcio con la politica. Per alcuni anni la Dinamo Zagabria si chiamerà Croazia Zagabria, effettivamente, da almanacchi, voglio dire, tutta questa cosa può essere confermata, ma la tifoseria della Dinamo Zagabria arriva anche a un boicottaggio molto feroce delle partite, tipo boicottando le partite casalinghe della squadra. E questo, secondo me, è la cosa più affascinante e più incredibile, di come l'appartenenza calcistica alla fine sia stata molto molto più importante di quella politica, al punto da rigettare in qualche modo quella figura di quello che fino a pochi anni prima era stato il loro eroe nazionale, che li aveva portati a liberarsi finalmente, dal loro punto di vista naturalmente, dall'entità jugoslava nel suo complesso. Ecco, secondo me hai già capito molto interessante. Secondo me hai già capito cosa ti sto per chiedere, perché in realtà sono due libri molto diversi, ma comunicano. E perché tu crei questo Togliatti Block, che in realtà, cioè, se l'avete capito, che non esiste ovviamente, composto da 200, 300, 400 persone di questo piccolo centro, di questa piccola cittadina in Ungheria. Perché? Perché tutte le squadre ungheresi hanno dei gruppi ultra che sono di ultradestra, di ispirazione nazista, super razzisti, quindi evidentemente bisogna creare un anticorpo a sta roba qua, no? Quindi siccome tu sei musicista, producer, scrittore e anche naturalmente tifoso, hai frequentato e frequenti curve, volevo chiederti questo, che un po' travalica dal libro, però insomma in realtà racconti le cose perché evidentemente le hai anche vissute. Ecco, tu ti ci ritrovi in questo quadro qua, cioè nel fatto appunto che i gruppi ultra molto spesso hanno, diciamo, un legame che è sì con la squadra, ma è anche con qualcosa che con la squadra c'entra poco e che ovviamente li utilizza poi dopo per altri fini, che sono quelli politici. Sì, premesso che è assolutamente vero che le tifoserie dell'Ungheria sono tutte apertamente di estrema destra, questa è una verità appurata. Spesso nei gruppi ultras, e i primi a citare questa cosa e a farne grande sfoggio furono gli ultras del Verona, che dissero: le brigate giallo-blu vengono prima di tutto anche del Verona, quindi questo legame, questa coesione del gruppo spesso va anche oltre a qualsiasi tipo di diciamo influenza esterna. Il fatto che i Togliatti Blocks siano sempre così uniti e coesi nel, fra virgolette, combattere gli nemici appunto di altre tifoserie è una specie di idea ideale e utopica di come dovrebbe essere una vera mentalità ultras, cioè tu, se vuoi fare l'ultras, se vuoi avere degli scontri, se vuoi fare del casino, lo devi fare con chi lo vuole fare con te, non lo devi fare gratuitamente e non lo devi fare mai nei confronti di qualcuno o che non c'entra niente o che comunque non vuole avere un contatto di questo tipo con te. Questa cosa, che dovrebbe essere la mentalità principe di qualsiasi gruppo ultras, di qualsiasi corrente politica, di qualsiasi colore, non avviene mai. Io l'ho, diciamo, modellata sui Togliatti Blocks, ma è una cosa che non accade mai e non penso che potrebbe mai accadere, perché una disciplina mentale così organizzata come quella che hanno i Togliatti Blocks nel fare e pianificare le proprie azioni è una cosa che è difficilmente fattibile, perché semplicemente un gruppo è composto da centinaia di persone e i Togliatti Blocks in questo libro riescono a fare presa su
la stragrande maggioranza, sulla quasi totalità delle menti di questo gruppo, ed è una cosa che nelle tifoserie che si vedono ora e che si sono viste è una cosa che non è mai praticamente accaduta. Il fatto che una tifoseria possa avere una coesione così grande con se stessa, il proprio territorio, i propri colori, le proprie idee, le proprie ideologie, è una cosa che cade spesso e che appunto delle volte magari trascende anche da problemi o da situazioni molto più grandi, come appunto quella che ha citato ora Paolo, del fatto che vuoi cambiare il nome alla mia squadra perché è un nome che noi abbiamo sempre combattuto, no, perché questa è la mia squadra, comunque questa è la Dinamo e non è Croazia Zagabria, ed è secondo me è un monito, diciamo, a livello di mentalità ultras. Ecco, questa è una cosa interessante. Adesso non so bene chi dei due, però siccome appunto di ultras se ne parla poco ultimamente, ma direi anche per fortuna, che vuol dire che però se ne parla sempre male, no? E invece questi Togliatti Blocks, per esempio, si capisce con l'andare avanti delle pagine che è vero che sono impegnati nella lotta antirazzista, che vogliono insomma sconfiggere i gruppi che invece fomentano il nazismo nel paese, però poi dopo agiscono nel territorio dove vivono, no? Mettono a posto i giardini, mettono a posto le cose, si danno da fare tutti quanti insieme. E questo ovviamente è l'aspetto, diciamo, positivo, che tu nascondi però spesso, no? Quasi come se non volessi svelarlo, cioè volendo mostrare la faccia brutta loro. Perché lo fai? Sei la prima persona che mi chiede questa cosa, mi trovi assolutamente impreparato, non so perché, si vede che sono abituato a vedere l'idea delle gesta del gruppo Ultras, che comunque ha delle espressioni di azione. Potrei dirti che dovrebbe essere sottinteso, secondo me, cioè che un gruppo lavori anche al di fuori della propria curva, anche al di fuori della partita, che sia presente sul proprio territorio. Queste sono cose che adesso, per esempio in Italia, nelle tifoserie, diciamo, grandi, non accade assolutamente, difficilmente è accaduta nel tempo, ma che comunque nelle realtà medio-piccole è una cosa che comunque accade e che non così diciamo appunto utopicamente come è raccontata nel libro, però tifoserie di squadre di serie B o piccole di serie A o di serie C spesso sono molto radicate al proprio territorio e spesso fanno cose insieme al proprio territorio. Ci sono delle curve che incitano, pur essendo apertamente ultras, pur avendo di base una mentalità ultras, sono molto aperte alla partecipazione di gente non ultras, e le famiglie, i bambini che vanno allo stadio e che vivono la curva da ultras, insomma. Quindi non l'ho tanto specificato perché secondo me è una cosa che ritengo sottintesa. In realtà nel libro lo dici solo alla fine, però si annusa. Alla fine sì, è una specie di liberazione, rivincita. Sì. Ecco, hai detto la parola famiglia e mi viene in mente che tu nel libro racconti l'episodio di Sinisa Mihajlovic. Piace tanto quella storia là, perché Sinisa, lo chiamo Sinisa, che i calciatori non li chiamano per nome perché insomma sono come dei cugini, dei fratelli, cioè non li abbiamo mai visti, li conosciamo però benissimo, cioè ci entrano in casa tutti i giorni in tutti i modi, dai giornali, dalla TV, dalla radio, quindi li chiamiamo per nome. Però lui insomma è un personaggio un po' così, no? Cioè abbiamo sempre visto come uno un po' scorbutico e duro. Sì, è vera sta roba che quando tira le punizioni la gente già esultava prima che tirasse, però insomma al netto di quello l'abbiamo sempre visto come uno scorbuticone. E poi dopo invece se ne torna a casa finalmente dopo tanti anni, torna nel suo paese e racconta a un giornalista e poi racconta insomma a tutti,
il dramma della sua famiglia, perché la sua famiglia è proprio il simbolo della Jugoslavia che si rompe, perché la sua famiglia non è fatta solo da croati o solo da serbi o solo da bosniaci, è fatta da incroci, da miscolanza, è fatta di persone che provengono da posti diversi, e lui perde i parenti, perde i cugini, perde amici, e ancora oggi non si capacita di questa cosa, e torna a casa dopo 20 anni, penso di più, e si vede che quest'uomo appunto burbero, duro, eccetera, è fragile invece, no? È emozionato, non dico che piange, però... insomma, trasmette un'emozione molto molto forte. Tu la racconti? Sì, questa è una cosa che mi ha colpito, proprio perché appunto negli ultimi anni la figura di Mihajlović è sempre stata raccontata in un certo modo, no? E lui non ha fatto nulla perché non venisse raccontata in quel modo. Mihajlović, per quelli della mia generazione, oltre a quello che tirava appunto le punizioni fortissime, è quello che commissionò, si dice, agli tifosi della Lazio, agli irriducibili della Lazio, ai tempi appunto in cui giocava nella squadra biancoceleste, quel famoso striscione onore alla Tigre Arkan, quando appunto Raznatović venne ucciso nel 2000 a Belgrado. Tigre Arkan, che era appunto stato il capo delle milizie volontarie serbe, che si era macchiato dei crimini più feroci all'interno dei territori di Kosovo e Bosnia. Per cui è una figura che non ha mai smentito il ruolo, diciamo, anche in quella iniziativa degli irriducibili della Lazio, che notoriamente è una tifoseria di estrema destra, tra le più apertamente, dichiaratamente di estrema destra italiane. E quindi Mihajlović è sempre stato per l'immaginario quella roba lì. Se non fosse che mi ha proprio appunto colpito quando lui è tornato per la prima volta, dice, racconta, nel 2015 da allenatore del Milan, quindi prima che passasse poi al Torino, nel suo villaggio natale di Borovo Naselje, che è alle porte di Vukovar, da dove lui tra l'altro mosse i primi calci giocando in questa squadra locale dilettantistica, che aveva avuto però un passato di Serie B negli anni 50, molto, molto curiosa questa cosa. E Vukovar, da cui appunto Siniša Mihajlović proviene, è la città simbolo, è una delle città chiave per capire il ruolo del calcio all'interno della guerra, perché è una città di confine, appunto, sul confine tra Serbia e Croazia, è l'ultima città, se vogliamo, della Mitteleuropa, diciamo così, l'ultima città danubiana, no? Prima che inizi una sorta di altro mondo, più legato, per tutta una serie di ragioni, al mondo più balcanico profondo, più ottomano. In un certo senso Mihajlović cresce in questa città, in questo villaggio, padre serbo e madre croata, e qui già una delle certezze che avevamo ci crolla subito, perché appunto lui era sempre stato il fiero sostenitore dell'identità serba, di fatto l'ha rappresentata, no, anche come personaggio pubblico per tanti anni, ma in realtà di fatto era già un mix tra le due cose. Quello che è vero, e che lui stesso ha confermato velatamente, è che appunto Arkan lo avvisò che le truppe volontarie serbe stavano per arrivare a Vukovar e operare quella che sarà poi la distruzione sistematica di una città, forse l'assedio più violento per certi versi anche nelle immagini macabre della distruzione della città, molto più violento di quello che è stato l'assedio più famoso di Sarajevo. Scusa Paolo, sono stato 2 anni fa a Vukovar e ci sono ancora fortissimi segni di quello, esatto, di quello che è stato. E tra l'altro all'interno di queste case ormai distrutte della città di Vukovar si possono notare ancora fino a pochi anni fa, lo riporta uno studioso inglese che ha fatto uno studio molto interessante da questo punto di vista, le scritte dell'Ige sui muri in cirillico, che è il nome del gruppo ultras della Stella Rossa, no? Letteralmente gli eroi, di cui Arkan in qualche modo era diventato, se non il capo, uno dei controllori durante il periodo della guerra. Questo spiega in qualche modo come Mihajlović deve, in un certo senso, la vita della sua famiglia al paradosso, no?
e forse spiega anche il dramma di una figura che poi per anni non ha parlato in maniera volentieri di questo aspetto, deve in qualche modo la, la vita della sua famiglia alla figura, fa un po' impressione dirlo, nel senso di fronte a una città distrutta, alla figura di Arkane, e quindi questo ci, ci spiega anche la, la contraddizione di un personaggio del genere, la contraddizione dell'essere nato in quella che era un territorio destinato ad esplodere, e non casualmente è a Borovoselo, nel villaggio sui monti sopra Vukovar, che vengono sparati i primi razzi nell'aprile del 91, mentre la Stella Rossa sta dando spettacolo a Monaco di Baviera in semifinale di Coppa dei Campioni, Coppa dei Campioni che poi vincerà. È a Vukovar che avviene la distruzione di una città completa, e, ed è intorno appunto alla figura di Mihailovic che si può cominciare a dipanare, a capire il ruolo del calcio all'interno della guerra, senza quella lettura troppo semplicistica che Tudjman ne diede invece. Secondo me gli piace tantissimo, scusa Daniele, ci ribatto un attimo perché gli piace molto. Insomma, la guerra è un tema che ho affrontato, ma insomma tutti affrontiamo tutti i giorni, ma l'ho affrontato anche professionalmente, diciamo che è una parola che non mi piace usare, ma non so se no come spiegarlo, e non c'è mai il bianco e il nero, no? Cioè sta roba di dire da una parte c'è una fazione, dall'altra un'altra, è sbagliata, cioè non c'è quasi mai. Io proprio in Siria, quando sono andato a Kobane, cioè uno non è che dice c'era Daesh, c'erano l'ISIS per capirci, e c'erano i curdi che combattevano, c'erano 10.000 fazioni nel 2014, quando sono andato io, che combattevano attorno a quel territorio là, 10.000. Quindi è interessantissima questa cosa che stai dicendo, perché un uomo figlio di una croata e di un serbo, per quello che potesse avere senso detto 20-30 anni fa questa cosa qua, è comunque la stella della Stella Rossa che vince l'unica Coppa dei Campioni della sua storia, e la vince alla grande, perché appunto in quegli anni era la squadra fantastica. Stella Rossa che è espressione profonda dell'identità serba e non dell'identità jugoslava. Esatto. Cioè la, la cosa poi interessante, e non è un caso che Mihailovic in qualche modo diventi poi la bandiera di quella squadra, è che a differenza del Partizan di Belgrado, che era la squadra che rappresentava tutte le etnie, tutte le repubbliche della, della Jugoslavia, tant'è che a turno il presidente del Partizan doveva essere uno presidente di una delle nazioni, e negli anni 50 fu lo stesso Tudjman, la cosa assurda e incredibile. Ma queste cose che vanno dette che sono interessanti. A differenza del Partizan, la Stella Rossa è la squadra che nasce negli anni, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, su impulso della gioventù belgradese, su, con un fortissimo senso di identità, di nazionalismo serbo, che alla fin fine non vedeva poi così di buon occhio nemmeno la figura di Tito. E la Stella Rossa che vince la Coppa dei Campioni, e anche quella che venne eliminata dal Milan l'anno, due anni prima, è esattamente espressione della cultura e dell'identità serba, prima ancora che dell'ideale jugoslavo. E non è un caso che la stella della Stella Rossa, passatemi il termine, comincia a emergere nel momento in cui comincia a decadere invece l'ideale unitario su cui si era fondata la nazione jugoslava negli anni precedenti. Quella era una squadra che tutti quanti gli appassionati di pallone, al netto delle questioni sociali, politiche, eccetera, eravamo tutti innamorati di quella cosa là, perché c'erano giocatori fantastici, no? Prozineschi, anche il mitico Darko Panchev, che poi quando è arrivato in Italia non ha fatto benissimo, però era un campione conteso da tutti ed era uno che insomma la, la buttava sempre dentro. E quell'azione che tu racconti nella semifinale, nella partita di Monaco, quei 12 secondi in cui in 4-5 passaggi arrivano in porta, è quello che la mette dentro, insomma, è proprio il macedone Darko Panchev. Stiamo andando di qua e di là. Mi piace. No, io spero che vi state divertendo anche voi, poi dopo diamo spazio anche alle domande. Mi ha colpito, no? Perché tu attraversi un sacco di territori, anche tu, e con grazie al tuo personaggio, ma si vede che quei luoghi li hai vissuti o qualcuno comunque te li ha raccontati molto bene, come il caso di Pristina, che tu mi hai detto che non sei stato tu ma è un tuo amico che è stato passato molti molti mesi, e come la descrivi, no? Perché noi stiamo parlando di una Jugoslavia che è sull'orlo del baratro, e poi arrivi a Pristina nei giorni nostri e percorri Viale Avenue Bill Clinton. È l'appuntamento che Gorky ha con questo reclutatore, è sotto la statua di Bill Clinton, che voglio dire, non credo che a Belgrado sia un personaggio molto amato, e non solo là. L'ho messa, intanto una battuta bisogna farla, perché insomma bisogna un po'. Però questo per esempio ci dà anche l'idea di quanto tutto sia
pazzesco nel vero modo, cioè nel vero senso della parola, no? Perché è tutto il contrario di tutto. Soprattutto in Kosovo, che Kosovo era Jugoslavia, voci o comunque le persone che sono state lì, che hanno parlato con chi è rimasto lì dalle missioni KFOR di fine anni 90, dicono che quella guerra per il Kosovo è stata semplicemente, se vogliamo chiamarla semplicemente, una guerra tra la polizia serba e la mafia locale, una guerra forte, perché la mafia kosovara è una mafia fortissima. E questa cosa è salita alla ribalta delle superpotenze mondiali e Bill Clinton ha deciso di intervenire, lasciando dopo queste missioni, fra virgolette, di pace, il Kosovo in balia a se stesso, in balia di se stesso, quindi lasciando libero il potere mafioso di sviluppare in questi anni in totale libertà, ma veramente i propri traffici. Solamente negli ultimi anni si cerca a livello istituzionale di limitare questa cosa all'interno del Kosovo riconosciuto, che chiaramente non è riconosciuto dalla Serbia. E volevo ricollegarmi un attimo a una cosa che ha detto Paolo. Non ricordo bene, ho solamente sfogliato il tuo libro. Stella rossa è rosso sangue, no? Cioè è un rosso, non rosso di colore comunismo, ma è Crvena zvezda, è proprio rosso sangue a livello di combattimento, quindi forse è anche, non so, questa forte radice identitaria può anche derivare anche dal nome stesso, insomma. E scusa, perché sennò me lo dimenticavo, te lo volevo dire. E comunque il Kosovo è ancora adesso terra di reclutatori che vanno appunto anche dove sei stato tu, in Siria, quindi Kosovo è, il Kosovo è la nuova Bosnia. Prima i reclutatori erano molto più in Bosnia, adesso molto meno, e sono appunto in questa terra di confine che è appunto il Kosovo. Con la guerra, il pallone, ecco, l'altra cosa che mi pareva importante dire, che nel racconto del calcio, quando si racconta il calcio, i cronisti, insomma i telecronisti, usano spesso, no, delle immagini che richiamano alla guerra, alla battaglia. È una cosa che personalmente io rigetto, no? Non mi piace questa. È come la cavolata di dire una partita maschia, no? Che cazzo vuol dire una partita maschia? Cioè, se ci pensate, oggettivamente non vuol dire nulla. Però per il cronista vuol dire che è una partita combattuta, no? Che, cioè, è una follia. Oppure la battaglia, cioè, è stata una grande battaglia, no? No, è stata una partita di pallone, cioè non è stata una grande battaglia. Però si usa spesso questo riferimento al combattimento, cannonata da fuori, no? Cioè, cannonata da fuori, che, cioè, si usano questo linguaggio che richiama alla guerra. A me, devo dire, non piace, no? Devo essere sincero, però è linguaggio comune. Ecco, nel tuo libro questo non si trova. A me è piaciuta sta cosa, no? Tu sei stato molto attento, adesso non so se l'hai fatto apposta o ci hai pensato, però proprio perché l'argomento è molto delicato e alla fine di guerra si va a parlare, quando racconti di pallone, quando racconti di partite, quando racconti di epopee di calciatori, tu stai attento e non usi mai questi termini qua. È una scelta o è un caso? Allora, potrei dirti, mi dai l'assi per le prossime presentazioni, okay. Potrò dire che è una scelta, okay, nel senso, no, che effettivamente, come dire, mi dai anche un assist di retorica, che effettivamente di fronte ad altre cannonate, ad altre bombe, quelle calcistiche ovviamente hanno tutto un altro peso, hanno tutta un'altra valenza. No, non compare, però forse non tanto per scelta, ma per l'essenza del calcio jugoslavo, che è quella che poi viene citata nel sottotitolo, che è un calcio libero, improvvisato, utopistico, allo stesso tempo fragile. Ci sono tutta una serie di aneddoti, di partite che accompagnano la storia del calcio jugoslavo, di ciò che
sarebbe potuto essere e non è stato. Cioè, questo forse è il filo rosso che effettivamente collega e unisce tutta la storia di questo movimento. E gli stessi campioni, gli stessi giocatori sono espressione di questo. Una figura come Dejan Savicevic, che secondo me è uno dei talenti in assoluto più incredibili che il calcio, non solo slavo, ma il calcio mondiale abbia offerto negli ultimi anni, gli è sempre mancato quel qualcosa che lo facesse diventare un fuoriclasse capace poi di durare nel tempo, no? Se invece era quello che poi dopo un'ora di gioco di solito scendeva. C'è una partita, una finale di Supercoppa l'anno successivo alla vittoria di Coppa dei Campioni, che la Stella Rossa gioca contro il Manchester United a Manchester, perché a Belgrado non si poteva giocare, in cui Savicevic gioca una partita pazzesca, fa impazzire la difesa del allora allenata da Alex Ferguson, del Manchester allenato da Alex Ferguson, per un'ora, salvo poi perdere il pallone in un dribbling al limite dell'area e consegnando la palla agli avversari inglesi per l'1-0 finale, e lì si chiude la partita. E tanti altri episodi, tanti altri giocatori sono effettivamente così. Cioè, il talento jugoslavo è quella cosa, l'ha raccontato molto bene Sergio Tavčar, altro grande commentatore del basket e non del calcio, telecronista anche lui di Telecapodistria, nel paragonare, no, appunto, invece il basket, dove la Jugoslavia ha ottenuto grandissimi successi sia a livello di nazionale che di club, e il calcio, dove invece questa essenza, questa ricerca della perfezione, quasi la ricerca di volere in qualche modo prendere in giro l'avversario, prendersi gioco dell'avversario, alla fine si è ritorta contro, impedendo alla Jugoslavia di ottenere, e ai club jugoslavi, di ottenere una serie di vittorie che per tecnica e per capacità oggettive avrebbero potuto tranquillamente ottenere. E poi chiudo, la figura di Dragan Stojković, a cui prima abbiamo accennato come forse il giocatore, almeno a Italia 90, meno jugoslavo di tutti, nel senso abbastanza razionale, abbastanza concreto, è in realtà forse una storia che nel giro di pochissimi anni, di 2 o 3 anni, racchiude un po' tutto il senso del libro, questo senso di utopia e fragilità. Dragan Stojković è il giocatore già ormai bandiera della Stella Rossa, che nell'88 in una finale di Coppa di Jugoslavia contro il Borac di Banja Luka, che è una squadra bosniaca, la Stella Rossa sta perdendo 1-0, all'ultimo minuto viene assegnato un calcio di rigore alla Stella Rossa, Stojković si presenta sul dischetto, fa un improbabile cucchiaio consegnando la palla nelle mani del portiere avversario. È visibile anche questo su YouTube, è molto divertente, no? Quindi quel senso di irriverenza, no, appunto, del calcio slavo, la volontà di prendere in giro, di prendere per i fondelli l'avversario, no, che però di fatto non porta ad alcun risultato. Quello stesso giocatore 2 anni dopo farà quello che abbiamo detto a Italia 90, portando la nazionale da solo, di fatto, la nazionale ai quarti di finale, giocando un mondiale straordinario, davvero di grande razionalità, di grande concretezza. Ma l'anno dopo passa all'Olympique Marsiglia e sarà sempre lui che nella finale di Bari tra Stella Rossa e Olympique Marsiglia si rifiuterà di calciare il rigore contro la sua ex squadra, contro i suoi ex compagni, non si sa se per paura di segnarlo o di sbagliarlo. E quindi in qualche modo si tira indietro e fa un passo indietro, e la Stella Rossa vincerà quella, e lui, che dopo una vita nella Stella Rossa era andato via, non riuscirà a vincere la Coppa dei Campioni. In 3 anni c'è forse tutto il senso dell'epopea del calcio jugoslavo: la grande irriverenza, la grande concretezza, la grande razionalità europea, mitteleuropea, ma anche la grande fragilità e l'incapacità di tirare un rigore decisivo e di farsi da parte sul più bello. Poi, se non sbaglio, finì la carriera a Verona, vero? L'anno dopo arrivò a Verona, dove non fece granché, fece anche male. Sì. Poi finì. Ricordo solo una partita, perché vabbè, io sono interista, e vinse 1-0 al Verona, gol su rigore suo. Quindi per dire, quel giorno l'ha tirato. Sì. Infatti mi viene in mente che al primo turno di Coppa dei Campioni dell'89 il Milan eliminò la Stella Rossa nella ripetizione dopo la nebbia ai rigori. E infatti segnò, mi sembra, solo Prosinecki, e sbagliarono gli altri, quindi
una dimostrazione proprio di questo, infatti ricordo. Quella è una cosa interessante, perché scherzavamo prima con Paolo, ma se vi ci pensate, cioè, immagino che davanti ho della gente che di pallone gli piace, quelli che non gli piace ve lo ricordiamo noi, insomma, cosa è successo quel giorno. No, l'epopea berlusconiana, sapete, questa tutta sta storia che è il presidente più vincente della storia dopo Bernabeu, in realtà si è concretizzata grazie a quella partita, perché il giorno della nebbia loro erano fuori, cioè il Milan era eliminato. Il Milan, cioè, indichi me, non solo il no, Milan. Vabbè, no, per dire, no, cioè il Milan sarebbe stato eliminato, invece poi la nebbia che arrivò da... La nebbia di Belgrado, a Belgrado dicono che la nebbia non c'è mai stata negli ultimi 3 secoli, ci fu solo quel giorno, forse la mandò Galliani. Quella è una roba che arrivava sicuramente da Arcore, cioè evidentemente con mezzi che non conosciamo, però... Altro, ragazzi, adesso queste strumentalizzazioni a me non mi piacciono molto, però... c'è un milanista. Si dice che non solo l'epopea calcistica, dicono, qui ovviamente stiamo... scherzando, però... Qualcuno ha detto l'epopea politica elettorale di Berlusconi, che ha costruito buona parte del suo successo, tutto ovviamente, una parte del suo successo elettorale anche sul fatto di essere stato presidente del Milan, probabilmente, stiamo dicendo tanto per dire, non ci sarebbe stata, perché se quel Milan fosse uscito subito a Belgrado, tutta l'epopea del Milan sacchiano, del Milan berlusconiano, non sarebbe nata, o quantomeno sarebbe stata ritardata, e quindi anche tutta la narrazione del presidente vincente, utilizzata anche a fini elettorali, probabilmente avrebbe avuto anche tutta un'altra chiave di lettura. No, ma qua ci sta, perché noi stiamo parlando oggettivamente di calcio e politica, cioè alla fine, insomma, di pallone sì, abbiamo detto, però insomma la politica c'entra tantissimo, e perché è chiaro, cioè, è una modalità, come noi utilizziamo il pallone per parlare di problematiche sociali, per analizzare situazioni eccetera, c'è chi se ne serve del pallone, evidentemente la politica se ne serve come del pallone, e appunto nel tuo libro praticamente tu dici, cioè, non c'è un'azione, cioè non c'è un tiro in porta nel tuo libro, però la politica e il pallone sono sempre vanno altro che a braccetto. Assolutamente, poteva essere uno spunto interessante il fatto, appunto, visto che vogliamo parlare di Berlusconi e di Milan e di tifosi. Berlusconi ha costruito giustamente, infatti come avete detto voi, la sua carriera anche politica grazie alla presenza, alla presidenza del Milan, però c'è da dire un'altra cosa, che la tifoseria del Milan storicamente, non dico di sinistra, ma comunque di estrazione popolare, sì, è sempre, non dico... estraniata, e adesso non sto parlando degli ultimi 10-12 anni, però comunque a partire dagli anni 80 fino appunto ai primi anni del 2000 non è mai stata schierata politicamente, e comunque io che l'ho frequentata per 30 anni posso saperlo, non si è mai identificata nel Berlusconi presidente, nel Berlusconi Forza Italia, cioè anche questo è un discorso che si può ricollegare a quello che facevamo prima, cioè le radici della propria tifoseria non sono, cioè per 20 anni non sono mai state intaccate da questa presidenza. Dopo è chiaro che fa piacere a tutti vincere, fa piacere a tutti che Berlusconi abbia sborsato questi soldi per fare vincere il Milan, però a livello di mentalità ultra, cioè, siccome stavamo parlando anche di questo, è una cosa che non è mai stata, non si è mai scesi a patti con la società, tranne negli ultimi 10 qualcosa anni in cui questo meccanismo è stato sdoganato, e come molte curve prima di quella del Milan, la coesione tra tifo organizzato e società, anche malaffare, tra queste due entità è diventata una cosa comunque vera. No, qua l'hai detto prima tu con Tucci, ma non lo stai ripetendo tu con Berlusconi. È importante questo, sembra una sciocchezza, ma cioè, noi in senso lato, chiaramente, cioè, ci innamoriamo di un giocatore e magari iniziamo a tifare una squadra, oppure tifiamo una squadra perché, e poi amiamo i suoi giocatori. Ma io adesso magari poi qualcuno mi smentisce, ma hai sentito al mondo nessuno che tifa una squadra perché il presidente è X o Y o Z, insomma, sì, ecco. Poi cioè, chiaramente se c'è qualcuno che invece mi dice che tifa una squadra perché per il presidente,
è interessante anche questo da analizzare, gli lasciamo tutto lo spazio che vuole per raccontarcelo, perché è veramente, sarebbe un caso praticamente più unico che raro. Storicamente Galliani e Emilio Fede erano juventini, e poi dopo casualmente adesso Galliani si occupa di televisione da ieri, non so se hai notato, sono carriere che non finiscono mai. Faccio un altro paio di domande anch'io e poi invece tenetevi pronti voi, perché sono curioso, siamo curiosi di sentire che cosa avete da chiedere, che osservazioni ci sono da fare, e ovviamente sono anche come sempre delle critiche, noi siamo sempre contenti di accoglierle per poi dopo discutere insieme. Allora dai, sono alcune cose ti volevo chiedere di curiosità estrema, cioè questa cosa è la passione per il calcio slavo, deve esserci un motivo, no? Cioè appunto un giocatore, una squadra, un fatto, da cosa nasce? In realtà l'idea di questo libro nasce dall'impulso dell'editore, che avendo letto altri articoli apparsi su web magazine che cercano di raccontare sempre il calcio in questa chiave, mi ha spinto, mi ha consigliato insomma di colmare anche quella che era una lacuna all'interno dell'editoria sportiva italiana, cioè di un mondo, di una nazione a noi vicina, e soprattutto per quanto riguarda gli ultimi anni, di una nazione che molti hanno apprezzato, no? Che eravamo tutti un po' innamorati di questi calciatori, ma che ancora non aveva un corrispettivo di tipo editoriale. Che mi ha affascinato del mondo in generale del calcio nell'Europa dell'Est durante il periodo, diciamo così, della Cortina di Ferro, è quella... quel detto e non detto, che è un po' tipico poi delle storie di regime, no? Alla fine, per cui ci sono quelle cose che non riesci mai a capire quanto sono vere, ma sono talmente verosimili che in qualche modo, anche se non lo sono, anche se non sono vere, lo diventano, no? per certi versi. Ci sono storie, ad esempio, del calcio rumeno, del calcio polacco, insomma, che hanno questo aspetto. E per il resto, poi, appassionandomi e andando anche a sfrugliare, facendo una ricerca su questo paese, su questi temi, davvero la cosa che più mi ha appassionato, prima ancora che le gesta calcistiche, che pure sono molto raccontate, perché poi alla fine per gli appassionati di calcio questo è un libro che parla prevalentemente di calcio, a differenza di quello di Togliatti Blocks, però il legame profondo tra l'identità e il pallone, tra l'identità e lo sport, secondo me soprattutto oggi in un'epoca di globalizzazione dello sport in cui questo elemento viene messo pesantemente in discussione, io non ne voglio dare un giudizio né moralista né critico da questo punto di vista, nel momento in cui per esempio una squadra come la Juventus cambia il logo e scompare definitivamente il simbolo della città dal logo e fa a questo punto logo, si è detto, orientaleggiante, no? Aperto a un altro tipo di mercato, è chiaro che ci pone di fronte a un problema sostanziale di dove sta andando lo sport, che per definizione è passione popolare, è radice culturale, è radice di un popolo, di un territorio, di una città, di un sobborgo. Qui c'è stata la storia incredibile del Ponziana, no? in questa città. Di fronte alla globalizzazione del calcio tutto questo rischia di venire meno, e parlando del calcio jugoslavo, davvero quello è l'aspetto che forse mi ha affascinato di più e mi ha spinto a proseguire nella stesura del libro. Il fatto che si possa ritrovare nelle origini dei club, nella nascita dei club, legame con storie davvero del Novecento, legame con la rivoluzione d'ottobre, l'ideologia socialista che porta alla nascita di squadre dei ferrovieri o di squadre degli operai, e dall'altra parte la matrice etnica, la matrice nazionalista, che ovviamente in quei paesi è sempre molto forte, per cui ti ritrovi una città come Sarajevo che all'inizio del Novecento ha 10-15 squadre tra i croati di Sarajevo contro gli ebrei di Sarajevo che si combattono una partita che non è solo calcistica, non è solo sportiva, non so se mi sono spiegato, ma è qualcosa di più. Ecco, andare alle radici di questo ci può salvare anche da uno sport contemporaneo che sta prendendo un'altra strada, ripeto, non ne voglio dare un giudizio del tutto negativo perché non lo è,
però forse ci sta mancando quel legame profondo con la storia, col senso dell'identità. No, ha fatto in mente una cosa sciocchissima. Quando ero piccolo chiese a mio padre chi era il portiere più forte del mondo, perché a me di giocare in porta proprio non me ne importava nulla, quindi non pensavo che ci fosse una mitologia rispetto ai portieri, e lui mi rispose: il portiere più forte di tutti i tempi è Yashin, ma praticamente nessuno di noi l'ha mai visto giocare. Cioè, nel senso che sì, c'erano pochi, insomma, poche occasioni di vedere giocare le partite in televisione, eccetera, quasi tutto era radiofonico, e questa cosa me la ricorderò sempre. Cioè, invece oggi noi conosciamo anche giocatori ridicoli, perché c'è tutto, dirette, non dirette, di amichevoli, di passeggiate, insomma, che mi sembra veramente eccessivo, e toglie invece quella magia, quell'attesa, perché abbiamo calcio 20 ore al giorno tutti i giorni. L'ultima cosa che chiedo a te è questa. Cioè, ma tu che sta Ungheria l'hai conosciuta, insomma, che te la sei studiata, ma secondo te è possibile che nasca un'esperienza con quella di Togliatti Blocks, oppure solo nella tua malata immaginazione che può nascere una cosa così? È assolutamente impossibile che possa nascere. E questo a noi dispiace molto, però. Io adesso sto... Cioè, al netto delle botte e delle risse. No, è impossibile che una realtà possa nascere così. Infatti io di adesso sto scrivendo un nuovo libro che appunto si ricollega anche alle cose che ha detto adesso Paolo. Cioè, sto scrivendo un libro su una specie di rete che lega l'ultras... che si riconoscono in determinate tifoserie, cioè San Paoli, Atletico Bilbao, Celtic Glasgow, gente che è appassionata di politica, è appassionata di tifo organizzato, che si avvicina a queste realtà con un molto marcato, con una radice molto marcata all'interno del proprio territorio, perché Celtic Glasgow, Atletico Bilbao e St. Pauli sono forse le realtà più radicate sul proprio territorio e nella propria storia, e fiere delle proprie origini e della propria storia. E queste sono delle tifoserie che sono frequentate da tantissime persone all'interno dell'Europa. Io ho amici anche solo da Milano e dalla Toscana, che ogni settimana si trovano, vanno a Bilbao, vanno a St. Pauli e vanno a Glasgow per seguire queste tifoserie. E è una cosa reciproca, c'è uno storico gemellaggio tra St. Pauli e Celtic. E quindi questo è un fenomeno, secondo me, molto interessante, che combatte la globalizzazione, che giustamente stava dicendo prima Paolo, che non dico che sta appunto appiattendo il tutto. La pianetina che si chiama Centro Suning è una cosa allucinante, sì, non si può secondo sentire, me. Oggettivamente. Quindi non so, è una specie di contraltare, che una specie di resistenza, secondo me. Fatto sta che un fenomeno come Togliatti Blocks non potrà mai esistere in Ungheria. Signori, è il nostro momento. Se sono domande e osservazioni, noi siamo contentissimi di accoglierle. Le domande ci piacciono un sacco, proprio. Oh. Ecco. No, no, è stato lui. Senza paura, perché tanto siamo, insomma, in un ambiente, come si dice, di familiare, insomma, quindi senza paura. Sì, ti diamo il microfono, sai, così sentiamo tutti, è fantastico. Guarda, gente anziana, non sentiamo niente. Cioè. Buonasera a tutti. E intanto complimenti agli autori, ho avuto la fortuna di leggere entrambi i libri, li ho recensiti. Se avete letto le recensioni sapete cosa ho pensato dei vostri libri. Quello di Paolo è documentatissimo, è straordinario. Quello di Daniele è una figata, diciamo così, un poco più, poco più gonzo, un poco più di strada. Una discussione che mi ha fatto venire in mente una quarantina di domande, però alla fine non ne faccio neanche una, faccio due osservazioni. Abbiamo parlato di Sinisa Mihajlovic, e mi vengono in mente con storie similari altri due grandi calciatori, uno citato, Robert Posinecki, nato in Germania da padre croato e madre serba, quindi un immigrato che torna a giocare in Jugoslavia,
diventa grandissimo con la Stella Rossa ed è il primo ad abbracciare la maglia della Croazia indipendente. Torna anni dopo ad allenare la Stella Rossa a Belgrado e ha un rapporto praticamente simbiotico con gli ultranazionalisti tifosi della Stella Rossa, tanto che dicono che sia l'unico croato che può tirare tranquillamente per i quartieri di Belgrado, anche quelli più oltranzisti. Un altro è citato, perché ovviamente non potevamo non citarlo, era Dejan Savicevic, che è montenegrino, e quando nel 92-93 inizia la guerra in Jugoslavia, c'è un movimento, diciamo, degli atleti serbo-montenegrini, diciamo così, che appoggia un boicottaggio dei campionati dell'Europa occidentale. Gli esponenti che noi riconosciamo come più vicini al nazionalismo serbo, ad esempio Mijatovic, Mihajlovic ed altri, spingono per continuare a giocare perché dicono di essere ambasciatori della Serbia in Occidente, quindi vogliono continuare a dare questa immagine positiva del paese. Savicevic, che pur non essendo serbo e montenegrino, è quello più infervorato e quello più radicale, che spinge al boicottaggio. Entra addirittura in collisione con la dirigenza del Milan per questo fatto, nonostante giocasse insieme al compagno di stanza di Zvonimir Boban, che dall'altra parte appunto è riconosciuto come un esponente del nazionalismo, cioè un mito del nazionalismo croato. Un'altra osservazione per legare il discorso che abbiamo fatto, sia per legare il libro di Daniele che quello di Paolo, è sul Kosovo, che secondo la mia personale interpretazione, ma so di essere una mosca bianca revisionista, è la miccia che fa esplodere il conflitto jugoslavo, perché nell'81 le proteste di Pristina, degli albanesofoni di Pristina, spingono il governo di Belgrado, poi con Milosevic, alla sostituzione di due esponenti del direttorio dell'Unione della Jugoslavia, l'esponente della Vojvodina e l'esponente del Kosovo. Vengono inseriti due esponenti serbi e qui poi nasce tutto il nazionalismo croato, eccetera, eccetera. Per legarlo al calcio, segnalo solo come appunto quest'anno il Kosovo per la prima volta partecipa alle competizioni europee e contemporaneamente c'è una squadra macedone, lo Shkendia, che è la squadra di Tetovo, che è la squadra degli albanesofoni di Tetovo, che mi sembra abbia perso oggi pomeriggio in Europa League. E queste due, la squadra di Tetovo, lo Shkendia e il Pristina, la squadra del Kosovo, proprio negli anni quando esplode, diciamo, la protesta degli albanesi del Kosovo, negli anni 80, nell'81, 81-82, proprio tra il 79 e l'85 queste due squadre conoscono il picco più alto della loro storia. Lo Shkendia arriva addirittura, mi sembra, in Serie A, il Pristina spinto da Fadil Vokri, che adesso è presidente della Federcalcio kosovara e diventerà bomber anche della Partizan di Belgrado, arriva quasi, mi pare, a vincere una Coppa di Jugoslavia e comunque arriva nel prime 3-4 squadre di Jugoslavia. Così era giusto due osservazioni. Grande, ci stava. Non volevo fare delle domande perché poi adesso magari ne fa qualcun altro. Comunque sì, sono osservazioni per spiegare appunto come il calcio non è la miccia che fa esplodere il conflitto, eccetera, ma è uno specchio magari anche certe volte un po' guascone di quello che sta succedendo nel resto della società. Grazie mille. Tra l'altro, se posso aggiungere, rispetto alle esperienze di Prosinečki e degli altri giocatori, di Savicevic che stava in camera con Boban, mi viene in mente una frase di Ivica Osim, appunto l'allenatore della nazionale del 1992, che disse che alla fine quella squadra era molto migliore del paese che rappresentava. E forse poi alla fine, come dire, all'interno dei professionisti, dei calciatori, certe tensioni probabilmente in quegli anni sicuramente sono esplose, ma sono anche sempre state ricomposte, come nell'esempio appunto che ci è stato dato dal cosa che non è accaduta nella nazionale di basket nel 91, perché loro vinsero gli europei nel 91 in Italia, battendo l'Italia in finale, ma poco prima di giocare, credo, la fase preliminare, Jure Svoc, giocatore sloveno, fu costretto a lasciare la nazionale perché ci furono le avvisaglie di guerra. Osim lo diceva, però
ripeto, in una nazionale che già non aveva, sì, no, infatti, gli sloveni e i croati, 92 già era, sì. Altre domande? Ce n'è una lì in fondo. Sento i passi. Ciao, buonasera. Io avrei una domanda per Paolo. Se mi si sente? Sì, sì. Ok, viaggiando per la costa dalmata, quando arrivi nei pressi di Spalato o comunque nella zona, trovi un sacco di muri che sono dipinti con i colori dell'Aiduc di Spalato e con il nomignolo, cioè la Torsida, no? Che richiama un po' a un mondo ovviamente portoghese e brasiliano in sé. La domanda è questa: secondo te è solamente una suggestione che ci sia la Torsida a Spalato, oppure è veramente l'ennesima dimostrazione che il mondo jugoslavo e il calcio jugoslavo siano legati a doppio filo con il mondo brasiliano? Grazie. No, certo, grazie della domanda. È un altro esempio che mi ha dato, come dire, lo spunto. È uno dei tanti esempi che mi ha dato lo spunto per effettivamente estendere questo concetto di Brasile d'Europa, perché la Torsida nasce in seguito alla visita di alcuni marinai dell'isola di Corcula di fronte a Spalato ai mondiali brasiliani del 1950, cioè alla fine della Seconda Guerra Mondiale riprendono i rapporti commerciali tra le nazioni, questi marinai vanno in Sud America e qui hanno la fortuna di assistere ai mondiali brasiliani, quelli del famoso dramma sportivo del Maracanazo, della sconfitta del Brasile contro l'Uruguay, e qui si possono osservare delle modalità di intendere il tifo, di seguire la partita, completamente assenti in Europa fino a quegli anni, no? Immaginiamoci così, con un po' di fantasia, il Brasile degli anni 50, no? Che va allo stadio, che spinge la propria nazionale, quindi tamburi, fumogeni, canti, balli. Questi spalatini, tornati in patria, importano quel modello e danno vita proprio nel 1950 alla Torsida, che non a caso ha un nome sudamericano, perché è, come dire, frutto dell'esperienza di queste persone che avevano visto direttamente il tifo latinoamericano. E la cosa interessante qui, Daniele, che è un esperto di movimento ultra, sicuramente me la può confermare, è che la Torsida è forse il primo gruppo ultra europeo, almeno considerato, sì, il primo gruppo ultra nella sua accezione moderna e contemporanea, e nasce nel 1950, cioè ben 18 anni prima che attecchisca anche in Italia un movimento ultra con la Fossa dei Leoni del Milan, di quella, come dire, estrazione popolare e di sinistra di cui prima accennavi. E poi ha tutta un'altra, come dire, tutta un'altra strada e segue tutti altri canoni. Quindi sì, cioè il legame del Brasile d'Europa è anche non soltanto nei calciatori, ma anche nel modo di concepire il tifo, di concepire il seguito della squadra. Tra l'altro, tu giustamente facevi cenno a questi murales, a queste scritte, ed è veramente impressionante. Mi è capitato di farla in diverse occasioni. Se tu da Spalato vai fino a Dubrovnik, è un susseguirsi incredibile di club, di bandiere, di murales, di scritte sui muri, che danno proprio il senso di una presenza fisica della Torsida, che è di nuovo quel legame profondo, no, con il territorio di cui parlavamo prima. E la Torsida ha davvero un ruolo fondamentale anche all'interno della città di Spalato e all'interno del circondario, un ruolo quasi regolatore di una città con problemi di come tutte le città portuali, molto conflittuali, no? da questo punto di vista. E la Torsida nel corso degli anni ha svolto anche una funzione di assistenza, di regolazione di persone che erano state colpite dalla crisi o dalla marginalizzazione. Quindi sì, assolutamente, in qualcosa che è irreplicabile in Italia. Io non conosco nulla di simile, so tu, mi viene in mente qualcosa di simile. Essendo io lombardo, lo ricordo da Bergamo in su, nel senso, andando da Bergamo verso le valli, è un continuo di susseguirsi di, appunto, bandiere dell'Atalanta scritte sui muri dell'Atalanta, però forse in sedicesimo rispetto a quanto avviene da Spalato in giù. In Grecia è una cosa così, esattamente, cioè gate 7, gate 13, cancellato, riscritto, mille volte ovunque questa rivendicazione del proprio colore. Ed è una cosa che in Italia non mi sembra che esista. Altre domande? Eccolo là.
Allora, io ho cominciato a guardare il calcio nel 62, mi ricordo poco, però mi ricordo che la Jugoslavia ha partecipato in Cile e già all'epoca giocavano alla brasiliana, nel senso che c'erano giocatori che dribblavano molto bene, però sembrava che, e poi andando avanti negli anni, il mondiale dopo, eccetera, eccetera, è stato confermato questo, che giocavano tutti bene individualmente, però quando la partita prendeva una piega sbagliata, ognuno giocava per conto suo. Non è che giocassero così perché magari uno veniva da una parte e l'altro veniva da quell'altra? Punto di domanda. Mi ricordo Jerković, Sekularac, alla Sampdoria sono andati Boskov e Veselinovic, mi sembra, no? E poi c'era Sekularac, c'era Jerković, c'erano tanti campioni, Petrovic mi ricordo, un grande Petrovic. Tutti i giocatori dal punto di vista individuale bravissimi, però se c'era da giocare di squadra o da randellare o da portare via lo 0-0 se ne fregavano, perché sì, forse uno era croato, uno era sloveno, l'altro sempre era questo, Zajc sicuramente un grandissimo giocatore, tantissimi ne hanno espressi. Da randellare mi è piaciuto molto. Da randellare era pochi, tutti dribblavano, infatti Savicevic dribblando ha perso la partita, al limite dell'area, se c'era Rocco lo mangiava vivo. Appunto. Io ho l'impressione, non ho ovviamente la risposta, però ho l'impressione che più che una rivalità tra etnie sia proprio un senso profondo dell'anima di quel popolo, di quei popoli, cioè quello che dicevamo all'inizio, che Tavchar ha ben sintetizzato, dell'irriverenza, no? Della capacità, della voglia di volere in qualche modo. Tavchar usa una parola intraducibile che è il giocare d'astuzia per umiliare l'avversario, no? Che è un tratto tipico di tutta la storia sportiva jugoslava, e in alcuni casi ha funzionato, in altri come nel calcio invece si è scontrata contro l'organizzazione, contro la razionalità delle altre nazioni. Quindi io personalmente credo che sia più una questione legata all'identità, all'intimità profonda del popolo, se così possiamo chiamare, poi insomma può essere una banalità, che non dovuta al fatto che già, anche perché stiamo parlando degli anni 60, potessero esistere delle contraddizioni tra le diverse etnie. Anche perché nel 91, in cui invece le contraddizioni stavano esplodendo, la squadra della Stella Rossa era esattamente il contrario di questa. Sì, questa cosa, cioè, dicono quasi io 30 secondi, che sono appassionatissimo di calcio, sei capito, ma ho speso molto tempo in Brasile per studiare anche un po' l'impatto che hanno i grandi eventi sportivi sulla società, quindi ho avuto modo di vederli giocare. E io ho visto partite in tantissimi stadi brasiliani, argentini, uruguaiani, ma la partita più bella che ho visto giocare in Brasile l'ho visto giocare in un soggiorno, 3-3, dove non era vincere, ma era fare la giocata che determinava un punteggio. E questa roba dell'estetica, che per esempio a me mi ha rovinato quando ero ragazzo, perché io ero convinto che un gol brutto non vale, cioè non valesse, quindi bisognava fare solo gol belli, che era appunto poi il crucio di mio padre, che invece mi diceva no, idiota, guarda che basta buttarla dentro, era proprio figlio di sta roba, cioè che a me per esempio piaceva il calcio slavo e il calcio brasiliano, perché c'era questo fantastico senso anche estetico, capito? Cioè che era proprio una roba di arte. E poi per me, per esempio, vincere non è una cosa che proprio mi accalora. Cioè sì, se viene bene, però se non vi fate appunto... cioè nel senso tifo anche delle squadre che non vincono mai, quindi insomma forse c'è una logica. Però c'è anche questo magari, che non vuol dire essere... Non so come si dice in triestino, da noi si direbbe piumoni, no? Però voi non so, cioè non è che sei meno intelligente perché non vinci, magari sei meno altre cose, però hai gusto d'altro. Quindi insomma io ci starei, cioè è interessantissima questa discussione che sta nascendo. Andiamo avanti, no è bello perché stiamo parlando di calcio, ma da due ore, cioè è comunque a livelli insomma altissimi, non è la domenica sportiva, nel senso capiamoci. Altre domande? Non mi siete mica spaventati su sta roba che vincere non è importante, cioè si può. No, vi prego, No, altre dai, che uguali ci sono sicuramente. C'era una mano alzata, eccola là. Scatto felino sulla sinistra, mi raccomando, cioè veloce come un terzino
Quindi per esempio Andrea non sarebbe un giocatore proprio di quelli, cioè, da vincere, no? Perché ha un passo blando, cioè, macchinoso. Esatto, capite? Però non è che non lo fai giocare perché così, ecco. Prego, prego. Poi non so se ne avete parlato prima, Zeman alla Stella Rossa. Durò 3 partite. Ci cogli impreparato. Mi cogli ma molto impreparato. Sappiamo che è stato poco, ma io sappiamo che è stato poco, però mi cogli oggettivamente impreparato su questa. Cioè, perfino alla Stella Rossa. Nulla di nuovo, comunque. Cioè, durato 3 partite. Come non sembra. Per un motivo si vede, quindi. I gradoni forse del Maracanã sono troppo alti, forse anche quello. Però è interessante questa cosa qua, che uno come Zeman, anche un visionario tra visionari, perché stiamo dicendo anche questo, avrebbe dovuto funzionare, invece niente. Altre domande? Però di cose che sappiamo, mi raccomando, cioè, vi prego, perché sennò... No, io farei una domanda però a Daniele a sto punto, visto che siamo meno pallonari tra i presenti alla fine, no? Grazie Andrea, ho intimorito un po' forse con questi discorsi di scontri. Visto che qua a Trieste comunque siamo abbastanza combattuti nella passione tra il calcio e la pallacanestro, e per fortuna tu e io condividiamo forse, io sicuramente una spiccata preferenza, esatto. E però appunto su questo discorso del carattere, senza entrare in una discussione culturalista che non ha senso e che avete già anche ampiamente sfatato prima, però il basket jugoslavo alla fin fine noi lo consideravamo in realtà molto quadrato e molto ben organizzato e anche molto razionale, cioè era un modello, è molto vincente. E la battaglia di Taucher, che adesso ormai combatte più ormai in retroguardia, però contro la diffusione della cultura NBA, di cui tu invece sei comunque un appassionato e scrivi molto, soprattutto parlando di Philadelphia e dei Sixers, però in un qualche modo aveva anche una sua radice in quella... Guarda, io dalle cose che ha detto Paolo a riguardo del fatto che comunque il dileggio dell'avversario per i giocatori di calcio era quasi un must, è una cosa che comunque ho sempre notato anche nella nazionale di basket jugoslava. Io ho un ricordo chiarissimo alle Olimpiadi di Los Angeles nell'84, quando la Jugoslavia batté l'Italia. Ho questo ricordo di Asa Petrovic, croato, fratello di Drazen, che alla fine della partita andava da Meneghine Magnifico a beccarli per il culo, e io ho detto cazzo però e scusate, ho detto una parolaccia, scusate se ci sono dei bambini, sì lo so, ma dopo le 11 però è un tratto che ho comunque sempre visto anche nella nazionale di basket, quindi è una cosa comunque abbastanza culturale secondo me. Forse la nazionale di basket jugoslava ha vinto di più per forse una preparazione mentale degli allenatori più forte, forse secondo me, semplicemente non per una gestione del gruppo migliore rispetto al calcio, ed è una cosa che si è perpetrata negli anni questa, fino ad un certo punto, perché in moltissime versioni tra mondiali europei o olimpiadi delle nazionali, prima jugoslave e poi serbe, spesso è capitato che o dominassero o fossero assolutamente inesistenti, e questo è sempre dato da un problema di gruppo, da un problema di chimica di spogliatoio e da un problema di gestione del gruppo, e sembra che sia una cosa che accade più facilmente alla nazionale serba, almeno per i talenti che hanno rispetto ai risultati che ottengono. Quindi non dico che è stato, cioè, che la nazionale jugoslava di basket ha vinto di più comunque delle squadre di calcio per una maggiore coesione all'interno dello spogliatoio, comunque per degli allenatori più forti a gestire lo spogliatoio, ma per me ci va abbastanza vicino questo.
Bene, io se non ci sono altre domande... No, io comunque volevo ringraziare te, Ivan, perché hai fatto una... No, è principalmente merito tuo, cioè avevi a che fare con due libri molto buoni, però sei riuscito a fare un... Cioè, c'è stato un momento in cui si stava parlando del personaggio immaginario del libro di Daniele, dei personaggi reali del libro di Paolo, in cui veramente... credo, non so se altri l'hanno provato, c'era quasi un'indistinzione tra il livello della fiction e quello della realtà. Lo dico un po' da paraculo per segnalare che il 17 e il 24 agosto ci sarà qua Roberto Bui, che Daniele conosce molto bene perché è stato il primo recensore, Wuming 1, è stato il primo recensore di Togliatti Blocks, amico d'infanzia, nonché amico d'infanzia, che però non ha recensito favorevolmente perché ci ha creduto veramente, si capiva dalla recensione. E saranno due serate in cui Roberto introdurrà tre autori della nuova collana che sta dirigendo da un paio d'anni, che si chiama Quinto Tipo, per le edizioni Allegre, che è una collana che appunto tenta di intrecciare la fiction con la non fiction e quindi anche con degli esperimenti molto interessanti tra la saggistica e la narrativa. È un filone che ci interessa molto e che sta andando molto anche a livello editoriale, per fortuna, a partire dal successo di Carrère, per fare un nome, però ci sono molti altri, e che ha una lunga tradizione, per cui invito tutti il 17 e 24 agosto ad essere presenti a quelle due serate. E faccio chiudi tu, Ivan, con i saluti. Il festival, lo ricordiamo sempre ed è giusto, visto che si è parlato molto di identità, lo organizza una cooperativa sociale, due cooperative sociali, che operano sia in questi spazi ma anche in molti altri progetti in questa città e non solo. Quindi penso si abbia l'idea anche della difficoltà e della portata a riuscire a organizzare una cosa di questo genere, che copre luglio, agosto e parte di settembre, e che al quarto anno sta andando veramente, veramente molto bene. Il merito di voi che ci venite, ovviamente, il merito è di tutti quelli che ci lavorano, il merito è anche di quello che lasciate nella cassetta delle offerte che si trova là, e dei libri che potete comprare, il libro di Paolo, il libro di Daniele, che trovate a quel tavolo, con anche due DVD che ci ha portato Ivan e che ha curato lui. E quindi l'invito è ad esserci anche prossimamente. Grazie. No, grazie davvero a tutti quanti, è stato... Io mi sono divertito tantissimo, spero anche voi. Molto, sì. E anche voi soprattutto, perché... Cioè, lo so, no? Sembra sempre strana sta roba che si parla di pallone e parla d'altro, ma ci crediamo un sacco e alla fine, come vedete, è una cosa che, insomma, si può fare. Quindi noi dobbiamo veramente salutare con un saluto forte, perché sono stati bravissimi, Paolo Carelli e il suo Brasile d'Europa, che trovate appunto nel banchetto là, insieme a Togliatti Blocks del mitico Daniele Vecchi, e ormai, insomma, ci ha veramente conquistati. Grazie a tutti. Grazie. Quanti, con me ci rivediamo il 3 agosto, una serata all'insegna dei diritti umani con Riccardo Nuri. Vi faremo una serata veramente speciale, vi porteremo in un sacco di posti del mondo grazie alla multimedialità, video eccetera, e probabilmente, molto probabilmente, sarà anche una sorpresa, spero, credo, gradita a tutti quanti voi. Ci vediamo presto, quindi grazie a tutti. Grazie. Non sarebbe complicato per te.
poi c'è anche, ti dà anche la possibilità di un attimo anche, è vero che si parla di questioni grosse, ma però anche con leggerezza. Io per 11 anni per la voce del popolo, vedo il mondo un po', no, della comunità italiana, in mezzo, lì c'è la follia. Yeah.